Il suo secondo intervento, prego. Sì, grazie Presidente. No, io ribadisco che qui non si sta accusando nessuno. Su quanto è accaduto o quanto sembra accaduto. È chiaro, c'è un testimone, ma da quanto si evince, da quanto si dice, di testimoni ce n'erano ben più di uno, più di due, più di tre, forse più di dieci. Quindi, se ci sarà una denuncia rubra della Repubblica, un'indagine, se tutto finisce in una bolla di sapone, si saprà un domani, e quello è il corso che deve seguire giustamente l'iter, che deve seguire giustamente chi è intervenuto, sicuramente avrà fatto una relazione. Quindi io prendo per buono, possiamo prendere per buono quello che ha detto l'assessore, e posso prendere anche per buono quello che dice qualcun altro, quindi deciderà poi un giudice terzo, probabilmente, credo, a meno che non si rilevano che i fatti non sono stati irrilevanti e quindi si ferma, finisce qui. Però mi vengono i dubbi: se il sindaco ha ritenuto di bloccare due PEC, che quando si scrive alla PEC si dà anche un documento, credo, io non ce l'ho la PEC, però si dà un documento valido e non scaduto, quindi è difficile, io non riesco a capire come fa a essere una PEC falsa. Ma a prescindere da quello, se poi il sindaco ha ritenuto di metterla nella cartellina di tutti i consiglieri, quindi ha valutato che quelle PEC sono valide, sono esatte, sono giuste, sono, non lo so, sono... altrimenti non avrebbe rimandato, avrebbe chiusa la cosa, avrebbe detto non mettetela nelle cartelline dei consiglieri perché quelle PEC sono false. Se ce l'ha messa, evidentemente hanno valutato, qualcuno avrà fatto un'indagine, perché poi non è che così all'improvviso si valuta se una PEC è falsa o meno. Cioè, io credo sia una competenza della Polizia Postale, credo. Se si è andati a valutare con la Polizia Postale l'effettiva non falsità di quella PEC, se si può dire così, ben venga, non fa niente, a me non mi interessa quello che scrivono la PEC, perché c'è un altro testimone che dice una cosa diversa, ce ne sarà un altro che dice quello che sta scritto lì, quindi non mi interessa quello. Però è vero quello che dice la consigliera Svarzella, in questi casi il ruolo, come è stato per me, ha una sua valenza. E io mi rifaccio sempre al ritorno a bomba, a quello di prima, perché non mi si può dire, consiglieri, il buonsenso. Non esiste il buonsenso, perché se il buonsenso è per uno, poi deve essere pure per l'altro. E questo vuol dire non rispetto delle regole. Quando buonsenso, parliamo di buonsenso, messo in questo modo, vuol dire il non far rispettare le regole, perché da una parte un vigile, un agente di polizia locale può valutare che bisogna fischiare due volte, dall'altra no, allora c'è una disparità di atteggiamenti nei confronti di uno piuttosto che un altro. Quell'attimo della persona che va a comprare un giornale sono 2 minuti, dopo 2 minuti ne arriva un altro che va a comprare il giornale, quindi si mette un attimo in doppia fila, quell'attimo sono 2 attimi, diventano 4 minuti, poi diventano 3 attimi e diventano 6 minuti, poi diventano 4 attimi e diventano 8 minuti, e così via. Vuol dire che diventa un posto giornaliero per tutte le ore che almeno quel giornalaio sta aperto, quel bar sta aperto, e va a discriminare chi invece gira mezz'ora per trovare un posto e paga il parcheggio. Quindi non posso accettare che si dica è buon senso, perché il buon senso vale per tutti o non vale per nessuno, la certezza del rispetto delle regole. L'assessore l'ha dichiarato pubblicamente, l'ha scritto, ce l'ho qui, l'ha scritto che ha dato mandato alla polizia locale di fischiare 2 volte, e non si può fare. Adesso la ritrovo e gliela leggo, così. No, non c'è una legge che dice che si può fischiare 2 volte, ben diverso. L'assessore dichiara che, come dato indicazione dalla nostra amministrazione, di fischiare almeno 2 volte prima di elevare la sanzione. Lo dichiara
E non si può fare, non dire con gli avvia del Consiglio di Rivitera, dove sta scritto, dove sta scritto. Non si può fare. Ora, però, se lo vuole fare, si prende la responsabilità di fatto. È un atto. Sì, ma è un atto con. Sì, un attimo. È un atto non regolare, l'assessore. Io sto contestando questo a me della mozione, di quello dell'aggressione poi. È quello che si è susseguito dopo la mozione, perché lei ha scritto quella cosa, poteva evitarla di scrivere, perché sì, ha scritto che si ha scritto lei, quindi non sto accusando di niente, assessore, qui c'è scritto Claudio Marziale, qua su Facebook è assessore, non sto dicendo nulla di che, ha scritto che ha dato mandato l'amministrazione, poi non lei, ha dato mandato di fischiare due volte prima di. Per me questa è la cosa più grave, per me. Poi è sempre una valutazione del sindaco, a me non mi interessa, non c'entro nei contesti della maggioranza, però permettetemi di dire che qui c'è un'ingerenza politica in atti amministrativi. E l'ha detto l'asse del consigliere Privitera, prima ha detto che noi diamo l'indirizzo politico e non dobbiamo entrare negli aspetti tecnici amministrativi, soltanto questo. Per me questo merita attenzione, questo. Poi se lei lo fa, però quando fa un atto un assessore dovrebbe comunque scrivere... Presidente, si deve consigliere si deve rivolgere al Presidente, per cortesia. Quando l'assessore fa... o dichiara qualcosa, lo deve fare per iscritto, con un documento che è valido e protocollato all'interno dell'amministrazione. Quindi, se c'è un assessore, poteva fare un indirizzo di giunta dove diceva di fischiare due volte ai vigili. Questo si poteva fare, si prendeva la responsabilità e lo faceva. Tutto qui, per me è importante questo aspetto sulla valutazione dell'operato di un assessore, di qualsiasi assessore. Questo l'ha scritto lei, quindi adesso stiamo parlando di questo. Soltanto questo, e il sindaco, io mi aspetto una risposta dal sindaco su questo. Assessore, mi aspetto una risposta dal sindaco, perché non ha detto che l'ha dato lei il mandato, l'amministrazione, quindi io mi aspetto la risposta del sindaco.